Sulla via che è a sinistra dell'Elsa, ora costeggiando la collina, ora lambendo il fiume, mette al ponte di Molinuovo, a 3 chilometri circa da Castel Fiorentino, in faccia alla strada che sale a Castelnuovo, si incontra un oratorio che il popolo comunemente appella la Madonna della Tossi, perché da molti anni sogliono accorrervi le madri che hanno bambini attaccati dalla tosse ferina, onde averne una speciale benedizione che ordinariamente si fa dal parroco di quel villaggio. Di questo oratorio, molto importante dal lato artistico, credo necessario, volendo darne contezza, premettere qualche cenno storico. Quando fu primitivamente costruito e dipinto a fresco, era un tabernacolo chiuso da 3 lati, aperto sul davanti, o, come più propriamente si direbbe, una maestà. Spesso dove servire di ricovero ai viandanti contro il mal del tempo, più spesso ancora ai fanciulli del popolo per i loro giochi. Gli uni e gli altri vi lasciarono, troppo evidenti le tracce dell'ignoranza e della devastazione, perché gli affreschi nella parte più bassa sono sensibilmente guasti e danneggiati, non solo per fatto dell'umidità, inevitabile in una pianura che non di rado è inondata dalle piene dell'Elsa, ma anche dagli sfregi di mani profane che vi hanno tracciato o con l'unghie o col ferro lettere e date tutt'altro che opportune. Fosse la pietà verso le sacre immagini ivi dipinte, fosse un tratto di gusto gentile e artistico che facesse balenare all'intelligenza del parroco di Castelnuovo il pregio delle pitture ed intravederne l'importanza, fosse anche che la devozione alla Vergine, che si dovrebbe più veramente appellare del latte, si andasse accentuando nel contado in un'epoca che è impossibile stabilire con certezza, ma indubbiamente da qualche secolo ho sentito il bisogno di difendere da più gravi oltraggi questo tabernacolo. E sotto l'archivolto, di fronte, fu innalzato un muro che lo chiudeva interamente, in mezzo una porticina, e sui fianchi erano 2 finestre basse con inferriate. Sopra la porta un tetto sporgente a mo' di loggetta, aperta, che rovinò verso il 1840 e che io rammento benissimo l'aver veduto quando ero fanciullo. In quel medesimo tempo, per la devozione risvegliatasi alla Vergine, dove costruirsi l'altare, che evidentemente è un sovrapposto, e dedicarsi al culto, il tabernacolo che addiviniva in tal modo una cappella. Fino all'anno 1851 forse nessuno seppe quanto prezioso tesoro di pittura chiudesse questo oratorio negletto e dimenticato. Ma in quell'anno, eletto parroco di Santa Maria a Longotuono, il canonico Paolo Zavi, già priore di Sant'Agostino e Poggibonsi, dette occasione al fratello Giuseppe, di professione pittore, nelle visite frequenti che ne riceveva, di vedere, o per curiosità o per caso, gli affreschi di questo oratorio. E sebbene Lorzali non si tenesse autorizzato a disegnare l'autore, pure intese subito che opera bella e prestante era quella che gli veniva sott'occhio, e si diè molto da fare perché fosse riconosciuta e apprezzata. Come fu visitata dagli intelligenti, fu concorde il parere che opera fosse di Benozzo Gozzoli, e le dubbiezze, seppure rimanevano, si dileguarono interamente quando, rimosso l'altare, si trovò a sinistra l'iscrizione di mano dell'autore, in parte logora e cancellata, ma chiara ed evidente, così che il completarla non è solamente facilissimo, ma inutile affatto. Allora, per le premure di Monsignor Arciprete Antonio Giglioli, di cara memoria, e del Marchese Cosimo Ridolfi, il cui nome si associa a ogni opera di civile intendimento,
Il comune di Montaione, da cui non era ancora distaccata la frazione di Castelnuovo, che fu più tardi aggregata a quella di Castel Fiorentino, sentì la convenienza e il dovere di fare a questo oratorio dei rilevanti restauri. Con risoluzione pertanto del Consiglio Municipale di Montaione, sotto di 14 settembre 1853, furono approvati i lavori di restauro, i quali consistevano nella rimozione del muro sopradetto e nella costruzione di una nuova assai decorosa facciata su disegno dell'ingegnere assistente Giovan Battista Petrioli, da impostarsi più avanti, per modo che l'archivolto fosse libero e scoperto. Fu anche risoluto che nella facciata si murassero due memorie. A destra, incisa in marmo la seguente: perché l'inclemenza del tempo e delle stagioni non danneggiasse vieppiù le pregiate pitture di questo tabernacolo. Ad avviso dell'arciprete Antonio Giglioli, il municipio di Montaione provvedeva nell'anno 1853. A sinistra un'antica iscrizione, pure in marmo, dettata in latino: hoc tabernaculum fecit fire Dominus Gratia, prior Castri Novi, ad onore Sancte Maria Virgine.